Mezzanotte e 43 minuti, dunque nella giornata che si è da poco conclusa il Consiglio dei Ministri ha avviato l'esame del DEF, il documento di economia e finanza che verrà varato definitivamente venerdì. Né tagli né aumento delle tasse, dice il Premier Renzi, che conferma le stime di crescita dello 0,7% per l'anno in corso. Il governo calcola 21 miliardi di tasse in meno a carico dei cittadini, ma su questi numeri insorgono le opposizioni definendoli un bluff. Non ci sono tagli e non c'è un aumento delle tasse. Capisco che non ci siate abituati, ma è così. Finito il Consiglio dei Ministri sull'esame preliminare del documento di economia e finanza da approvare venerdì, Matteo Renzi si affretta a rassicurare gli italiani snocciolando qualche cifra. Nel 2015 tasse ridotte per 18 miliardi, 10 dal provvedimento sugli 80 euro e 8 da quelli sul lavoro, spiega, a cui potrebbero aggiungersi 3 legati all'eliminazione di clausole di salvaguardia previste dai governi precedenti. Crescita del prodotto interno lordo fissata allo 0,7% per l'anno in corso, all'1,4% nel 2016 e all'1,5% nel 2017. Rapporto deficit prodotto interno lordo previsto, 2,6% quest'anno e poi via verso una sostanziale riduzione. La situazione, a detta del Premier, migliora grazie al quantitative easing della Banca Centrale Europea, al nuovo rapporto di cambio euro-dollaro, alle politiche dell'Unione diventate più flessibili e al piano di investimenti voluto dal Presidente della Commissione Europea, Juncker. I tagli della spesa pubblica però ci saranno. La razionalizzazione è inesorabile. Vedremo se sarà anche efficace, dice il Premier. Il ministro dell'Economia Padoan è ottimista e si affida alla previsione di un rapporto debito pubblico-PIL in calo dal 132,5% del 2015 al 123,4% del 2018. Ma contro i numeri del DEF e contro Renzi, tutte le opposizioni, anche quella interna al Partito Democratico, cavalcano la rabbia degli enti locali, comuni in testa. Da Brunetta, Forza Italia, che ironizza sui Renzi dei miracoli, capace di cancellare le clausole di salvaguardia senza tagli e senza tasse, a Toti, che parla di messa a rischio dei servizi per i cittadini. Dal leghista Salvini, che a Renzi dice vaffa e gli dà del bugiardo al servizio dell'Europa, ai 5 Stelle, che parlano di Renzi, arrivato a Roma per fare il sindaco d'Italia, che però ha fregato tutti gli altri sindaci, tagliando 8 miliardi a dicembre e altri 2 ora. Renzi si dice pronto a un confronto all'americana con i sindaci, definisce stravaganti gran parte delle critiche, rivendica la sua esperienza di amministratore locale e assicura che incontrerà l'ANCI presieduta da Piero Fassino prima del varo del DEF di venerdì. Ancora polemiche e divisioni all'interno di Forza Italia. È suicida escludere chi ha consenso. Il dissidente Raffaele Fitto torna ad attaccare i vertici del partito in vista delle regionali sul tema delle liste e incassa l'appoggio di Alfano. È scontro aperto in Forza Italia tra Berlusconi e Fitto sulle liste per le regionali in Puglia. L'ex governatore della regione attacca dal suo blog i vertici di Forza Italia. Vogliamo ridare speranza agli elettori del centrodestra. Escludere chi ha consenso è suicida, protesta Fitto nel suo fortino regionale e se la prende poi con la retroguardia del partito che non assicura il cambiamento. L'attacco di Fitto è diretto ai fedelissimi dell'ex cavaliere, la materia della contesa e la disposizione delle liste per le regionali in Puglia, su cui ha l'ultima parola il commissario nominato da Roma, Luigi Vitali. Dinamiche che hanno già scatenato la dura reazione del candidato governatore scelto da Forza Italia, l'oncologo Francesco Schittulli, che alle limitazioni decise da Roma sui nomi da mettere in lista ha preferito l'appoggio di Fitto e quello dell'NCD. E intanto aumentano dentro Forza Italia coloro che sono convinti che la battaglia per le regionali non finirà qui e che Fitto è oramai pronto all'attacco finale contro Berlusconi e aspetta solo dal vertice di Forza Italia un provvedimento nei suoi confronti per motivare bene la controffensiva. Fitto starebbe meditando su regole e statuto per poter contestare la legittimità di ogni passo a suo danno. In pratica non avrebbe intenzione alcuna di lasciare Forza Italia piuttosto di fare fuori altri. Berlusconi per ora aspetta, non intende riavvicinare il suo ex ministro. Fitto intanto non si limita alla Puglia, ma si estende anche in Campania, forse ultimo contrafforte di Forza Italia per le regionali. Vincenzo Danna, senatore fittiano, si presenta il 19 aprile con una lista di moderati a sostegno del candidato del PD Vincenzo De Luca. Ottimo amministratore, scrive Danna, che si muove contro l'attuale governatore Stefano Caldoro e la gestione del partito in Campania.
La Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia perché quello che fecero le forze dell'ordine nell'irruzione alla scuola Diaz durante il G8 nel 2001 è da qualificarsi come tortura. Una condanna, quella di Strasburgo, che riguarda e tocca anche il vuoto normativo nel nostro ordinamento a proposito appunto del reato di tortura, per il quale c'è una proposta di legge al vaglio del Parlamento ferma da 2 anni. La Corte europea di Strasburgo è un verdetto unanime. Quanto successo alla scuola Diaz di Genova durante il G8 del luglio 2001 ho qualificato come tortura. La condanna all'Italia arriva oggi per la violazione dell'articolo 3 dei diritti dell'uomo che proibisce trattamenti inumani e degradanti. Dopo il ricorso presentato da Arnaldo Cestaro, che oggi ha 76 anni e che nella notte del blitz delle forze dell'ordine dormiva in quell'istituto e che, come molte delle persone che si trovavano in sua compagnia alla Diaz, fu pestato a sangue e riportò fratture multiple. La Corte gli ha assegnato anche un risarcimento da 45.000 euro. Non l'ho fatto per i soldi, ha detto Cestaro. Quella notte ho assistito a una mattanza. Nell'irruzione a freddo in quella scuola, pagina nera della nostra storia recente, arrivato dopo 3 giorni ad altissima tensione nella città ligure, con scontri e incidenti che portarono anche alla morte di Carlo Giuliani, ci furono 61 feriti che finirono in ospedale, 93 manifestanti vennero portati in carcere per le pene legate alle lesioni alla Diaz e poi nella caserma di Bolzaneto. Nessun agente è stato condannato. Il reato è stato infatti prescritto. Solo 17 funzionari di polizia vennero condannati in Cassazione per falso aggravato e calunnia. I verbali sull'irruzione vennero redatti in modo falso. Nel codice penale italiano il reato per tortura non è previsto. Per questo la Corte di Strasburgo ha anche invitato l'Italia a dotarsi di una giurisprudenza adeguata. A risposta in un tweet del Presidente della Camera, il disegno di legge che introduce il reato di tortura sarà da giovedì in aula, scritto sul social network Laura Boldrini. Adesso andiamo in Siria, dove la situazione è gravissima e dove sostiene l'UNICEF l'ISIS sta compiendo atti di vera e propria pulizia etnica, un genocidio. Il campo profughi palestinese di Yarmouk è controllato all'80% dallo Stato Islamico e dal fronte di al-Nusra. All'interno sarebbero state in questi ultimi giorni uccise oltre 1.000 persone, vi sono intrappolati circa 3.500 bambini, più di 10.000 uomini che non hanno né cibo, né acqua, né medicinali. Le ultime testimonianze che arrivano da Yarmouk le riferisce un deputato arabo israeliano. Il campo profughi palestinese alle porte di Damasco, stretto nella morsa dei jihadisti dell'ISIS e dei qaedisti di al-Nusra, almeno 1.000 persone sarebbero state uccise dall'inizio dell'offensiva di mercoledì scorso. Decine di teste mozzate sarebbero state infilzate a pali e inferriate e tra queste ci sarebbe anche quella dell'imam della moschea, decapitato come apostata perché vicino ai combattenti palestinesi di Hamas che difendono ancora la porzione nord-orientale del campo. Una situazione che qualcuno ha definito al di là del disumano e che l'Agenzia per l'infanzia delle Nazioni Unite, l'UNICEF, non ha esitato a paragonare a quanto accadde a Srebrenica, al genocidio avvenuto nel 1995 di migliaia di musulmani bosniaci durante la guerra dei Balcani nella zona protetta di Srebrenica. Proprio così, perché mentre i miliziani dell'ISIS hanno ormai il controllo di buona parte, l'80%, dell'immenso reticolato di palazzi sventrati da anni di guerra e dall'alto gli elicotteri governativi siriani bombardano le postazioni jihadiste all'interno di Yarmouk, i civili rimasti intrappolati sono allo stremo, senza riscaldamenti, senza elettricità, con le scorte di cibo, acqua e medicinali ormai a lumicino, ospedali e personale medico ormai inesistenti. Prima del conflitto siriano i palestinesi che affollavano il campo erano 160.000, oggi sono 10 volte meno, 16.000, e tra questi ben 3.500 bambini. Secondo fonti siriane, nei giorni scorsi 2.000 persone sarebbero riuscite a scappare verso il rifugio di Tadamun e altri quartieri a sud di Damasco. Adesso però è ancora più difficile. Un alto dirigente palestinese è in queste ore a Damasco per chiedere al regime di Assad di garantire la sicurezza del corridoio umanitario aperto sabato, da dove dovrebbero entrare gli aiuti e fuggire i civili per evitare che si trasformino in scudi umani in possesso dei terroristi dell'autoproclamato Stato Islamico.
Con le immagini adesso ci spostiamo in Kenya per quella che è stata la giornata della marcia, ricordo, delle vittime del terribile attentato dei fondamentalisti somali di giovedì scorso a Garissa, che ha provocato la morte di 148 persone nella città colpita dall'assalto dei miliziani jihadisti del gruppo Al-Shabaab. Più di 2.500 studenti di diverse fedi religiose hanno pregato insieme per le vittime. Anche a Nairobi, capitale del Kenya, centinaia di giovani studenti hanno manifestato contro i fondamentalisti, ma anche contro le forze di polizia accusate di essere intervenute troppo tardi nel campus attaccato dagli Shabab. Nella capitale il corteo si è concluso davanti alla residenza del capo dello Stato Kenyatta, che poche ore dopo il massacro di Garissa aveva tuonato: il Kenya non diventerà terra dell'ISIS. Adesso parliamo della situazione della Grecia. È ancora muro contro muro tra Grecia e Unione Europea sul quel piano delle riforme che Atene deve attuare in cambio dello sblocco della tranche da 7,2 miliardi di euro di aiuti che devono ancora arrivare da Bruxelles. Per l'Unione Europea la direzione delle riforme proposta dal governo ellenico è sbagliata. Il premier Tsipras, che domani volerà a Mosca per un vertice con il presidente russo Putin, intanto deve fronteggiare, lo vedete nelle immagini, la rabbia della popolazione greca. Questa sera Atene è stata al centro di violenti scontri tra forze dell'ordine e un gruppo di Black Bloc. I manifestanti protestavano contro quella che considerano la mancata promessa di chiudere le carceri di massima sicurezza fatta da Tsipras durante la campagna elettorale. Apriamo la pagina sportiva, c'era una semifinale di Coppa Italia, la parola a Edoardo Soldati. Sì Luca, grazie, buonasera anche da parte mia. Allora, questa semifinale di ritorno è andata alla Juventus, la Juventus di Massimiliano Allegri, che ha giocato un'ottima partita davvero al Temo Franchi di Firenze, battendo la Fiorentina di Montella per 3-0. Vediamo subito com'è andata. Sembrava un'impresa complicata, resa ancora più difficile dall'assenza di Tevez, fermato da un affaticamento muscolare, e invece la Juventus ribalta la sconfitta dell'andata, strappando la finale di Coppa dalle mani di una Fiorentina spenta e che recrimina per un gol annullato a Salah in avvio. Il 3-0 bianconero prende forma già al 21esimo, con la rete dell'ex Viola Matri, al suo debutto da titolare proprio al posto di Tevez. La velocità di Salah stavolta non basta, anzi è la squadra di Allegri a ipotecare la qualificazione già prima dell'intervallo. Il raddoppio lo segna Pereira, sfruttando una conclusione di Morata respinta male da Neto. Senza le geometrie di Pizzarro, il gioco dei Viola non decolla e nella ripresa la Juventus dilaga. Il tiro al volo di Bonucci su angolo di Marchisio toglie ogni speranza alla Fiorentina. Unico neo della rimonta bianconera, l'espulsione di Morata. L'attaccante spagnolo salterà insieme a Marchisio la finale del 7 giugno a Roma. E domani sapremo chi tra Napoli e Lazio appunto affronterà la Juventus in questa finalissima. Si parte dall'1-1 dell'andata con la Napoli che vuole centrare la seconda finale consecutiva, anche se Rafa Benitez è più impegnato a smentire le voci secondo le quali lascerebbe Napoli a fine stagione. Il tecnico spagnolo vuole una squadra di carattere e propositiva perché tiene alla Coppa Italia. Ma dall'altra parte c'è una Lazio salutata alla partenza per Napoli da centinaia di tifosi, che viene da 7 vittorie consecutive in campionato, che sta giocando attualmente il calcio migliore. Sappiamo che dobbiamo segnare, ha detto il tecnico Stefano Pioli, e abbiamo la consapevolezza che possiamo farlo perché creiamo molto. Dovremo stare in partita per 95 minuti. Un turno di squalifica alla curva della Roma. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo l'esposizione dello striscione rivolto ad Antonella Leardi, la mamma di Ciro Esposito, sabato scorso all'Olimpico durante Roma-Napoli. Veemente la presa di posizione del presidente giallorosso James Pallotta, che da Boston ha etichettato duramente gli autori dello striscione. La Roma paga un conto salato per gli striscioni offensivi esposti sabato durante la sfida col Napoli all'indirizzo di Antonella Leardi, madre di Ciro Esposito, lo sfortunato tifoso partenopeo ucciso lo scorso anno da un ultra giallorosso. Una giornata di squalifica per la curva sud da scontare nel prossimo turno casalingo di campionato, che vedrà la squadra di Garcia affrontare l'Atalanta. Così ha deciso il giudice sportivo Giampaolo Tosel, che ha definito le scritte apparse dal tenore provocatoriamente insultante.
È la prima volta che le offese a un singolo individuo portano a una sanzione del genere. Durissimo il presidente giallorosso Pallotta, stufo di vedere la sua Roma associata a episodi di violenza e razzismo. Dopo essersi detto deluso e frustrato, dal suo eremo di Boston, il numero uno giallorosso ha posto l'accento in maniera ruvida, sconfinando nel campo dell'insulto verso quei pochi fottuti idioti che hanno penalizzato per l'ennesima volta un'intera tifoseria. Questo nonostante le numerose iniziative promosse dal club attraverso la Fondazione Roma Cares. Pallotta si è detto impotente su ciò che accade dentro il recinto dell'Olimpico, nonostante la presenza degli steward, la cui autorità è però molto limitata. Il suo pensiero è poi andato alla mamma di Ciro Esposito, cui sono arrivate le scuse ufficiali attraverso una telefonata che il presidente ha voluto fare personalmente. Un gesto molto apprezzato dalla signora Leardi, la quale ha poi rivelato l'intenzione per un prossimo incontro, con l'intento di mettere a punto alcuni progetti comuni al fianco dell'associazione Ciro Vive. Tutto per lo sport, a te Luca. Bene, non ci sono altri aggiornamenti, mezzanotte e 58 minuti, chiudiamo questa edizione ricordandovi la prossima alle 7.30. Grazie a tutti per essere stati con noi, buonanotte.